Assolutamente critica. Oggi noi in assemblea con i lavoratori del Ministero dell'Interno abbiamo rilevato un grido d'allarme. Palesi sovraccarichi di lavoro, livelli di stress ormai insostenibili. L'emorragia del personale amministrativo che affligge prefettura, questura e polizia stradale di Belluno è sempre più gravosa. Questo quanto emerso nel corso dell'assemblea sindacale promossa dalle territoriali della CISL Funzione Pubblica, FP-CGL e Confintesa FP, volta ad analizzare con gli stessi lavoratori quella che appare essere una vera e propria criticità che rischia di far inceppare la macchina amministrativa a danno dell'intera collettività. Ci stanno dicendo: noi lavoriamo tantissimo, sono prefettura per esempio 28 persone contro le storiche 70, vuol dire che almeno una persona si carica il lavoro suo e quello di un'altra persona. Stessa cosa personale amministrativo della stradale, sono due contro i sei storici e così pure a questura. Quindi grido d'allarme su quello che fanno, grande carico di lavoro, ma anche grido d'allarme per quello che viene a mancare alla cittadinanza, perché il servizio che loro fanno viene fatto sì perché continua a essere garantito, ma con più lentezza perché naturalmente hanno difficoltà. I numeri sono allarmanti, ribadiscono dal sindacato. Le percentuali di scopertura del personale si attestano al 63% per la prefettura e al 60% per la questura. Similare il dato inerente alla polizia stradale, una situazione che si trascina da troppo tempo. Dal 2020 ci sono stati molti pensionamenti e quindi che hanno portato a essere sempre in meno e quindi probabilmente non riusciremo più a dare lo stesso servizio di 2 anni fa. Sono necessari, ribadiscono i sindacati, interventi urgenti. La proposta è quella di chiedere al Ministero, tramite un incontro col prefetto che faremo a breve e anche un documento che manderemo al Ministero e al nuovo governo che verrà ora a settembre, di rimpinguare subito questo personale.